Dio c'è, deve favorire la scienza. E questo è quello che io penso, avendo dialogato con Giulio Dorello per scrivere questo libro intenso di un uomo che non c'è più, con un uomo che sopravvive, di Giulio Dorello, che è morto qualche mese fa, con me. Il bene e il male. Proprio oggi non so che cosa distinguere, perché per il bene ci fanno male e per quello che dicono bene fanno cose sbagliate. E in realtà il male, quello che per molti è il danno, il rischio, è l'unico bene possibile. Essere liberi, non fare quello che ti impongono, fare delle cose con la propria testa, non obbedire. Questo è quello che sembrerebbe la trasgressione, quindi il male, che è l'unico bene possibile, mentre il loro bene è il vero male. Ecco cos'è il bene e il male. Quando si parla di fake news, cioè notizie false, si intende, come è giusto, che uno non possa dire che Galileo è lo scienziato del 300, non si possa dire che Dante è un poeta dell'800, certo, sono dei dati precisi, ma di fronte a una scienza che non ha ancora capito come uscire da questo virus, è evidente che uno può pensare che una misura sia più giusta di un'altra, sono forme di prudenza, sono tentativi. E quando qualcuno esprime un tentativo che è diverso da quello della maggioranza o di chi comanda, si pensa che faccia un errore. In realtà Dorello, in maniera molto limpida, ci ha detto quello che deve rimanerci in mente, anche nella scienza, anche nel dubbio che muove la scienza alla ricerca. Uno dei tratti interessanti della scienza è che chi è in minoranza va comunque rispettato. Sarà criticato, sempre sul piano scientifico, senza che sia necessario evitargli di parlare, e sarà suo dovere cercare di dimostrare che le sue tesi sono plausibili, anche se di minoranza. Questo è quello che io chiamo il problema della responsabilità. Lasciateci dire quello che noi pensiamo. Non dobbiamo negare nulla, non dobbiamo contraddire nessuno, ma non pensare che chi ordina una cosa ha ragione. Spesso quell'ordine è un errore, spesso è il male scambiato per il bene. Ecco quello che cerchiamo di raccontare in questo libro, Giulio Dorello ed io. Leggetelo.